Consigliere Gianfranco Scarpa, ieri nei punti dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale c'è stata l'elezione dei commissari della Commissione di Controllo della società controllata dal Comune SST. Su questo tema, che è un punto importante per la nuova amministrazione, ci può dire qualcosa? Sì, certamente. Ieri finalmente siamo riusciti a nominare questa Commissione di Controllo, la quale ha una funzione fondamentale per il Consiglio Comunale, il quale sarà titolare del controllo della società di servizi del Comune. Diciamo che la cosa sulla quale io punterò dal momento in cui ci sarà l'ufficializzazione della cosa sarà quella di chiedere la presidenza di questo comitato, in quanto il nostro statuto e anche il nostro regolamento prevede che le commissioni di controllo siano presiedute dalla minoranza. Quindi, a differenza magari di quello che è successo nella passata amministrazione, questa volta con forza rivendicheremo questo diritto. Poi si dovrà subito cominciare a fare un ragionamento. Scusi, intendo, perché nella passata amministrazione non era stata data la minoranza la presidenza della Commissione? Inizialmente no, solamente successivamente, con le dimissioni del presidente della maggioranza di allora, si è nominato il consigliere Giorgio Varisco in quale rappresentante del comitato. Giorgio Varisco, voi sapete benissimo che è il rappresentante di Rifondazione Comunista e quindi della minoranza. Io credo che sia opportuno cominciare subito a lavorare per verificare un po' la situazione economica e finanziaria di questa società, la quale, secondo il mio punto di vista, non credo navighi in buone acque. Per carità, farò una verifica analitica del bilancio, ma dal sentore che ho io personalmente non mi sembra che la situazione sia rosea, anche in funzione di tutta una serie di investimenti che questa società ha fatto e per la quale non ha avuto riscontro economico che si aspettava. Quindi vedremo i bilanci, parleremo con il collegio dei revisori e vedremo com'è effettivamente la situazione. Non siamo lì per controllare, controlleremo, abbiamo 5 anni di tempo per fare le pulce a questa società e vedremo ovviamente se la gestione sarà una gestione corretta e soprattutto trasparente.